Alberto Sordi era notoriamente un uomo riservatissimo, non amava l'ostentazione, la sua vita privata era blindata. Fa effetto dunque poter scoprire oggi un giovane Alberto determinato e disposto a sacrifici pur di poter avverare il suo sogno di diventare attore, oppure scoprire il rapporto conflittuale con il padre, contrario alle sue ambizioni cinematografiche. Tutto questo in Alberto Sordi Secret, un docufilm scritto e diretto dal cugino Igor Righetti. Io ho ricreato delle scene di un sensitivo, per esempio, che gli disse alcune cose, qui è Mirko Frezza che poi lo interpreta, oppure due clochard che lui incontrò casualmente a Trastevere, e questi clochard, guarda caso, volevano fare gli attori. C'è poi una parte documentaristica con interventi inediti di amici e parenti dell'attore, da Pupi Avati a Rosanna Vaudetti, dalla nipote di Totò, Elena De Curtis, a re dei paparazzi, Rino Barillari. C'è, non so, Sabrina Sammarini, la figlia di Anna Longhi, la famosa moglie di Alberto, la Buzzicona. La figlia ci racconta il primo provino, il provino che Alberto le fece per poi prenderla come moglie. Arrivederla, signor giudice. Merci. Un grande attore, Alberto Sordi, che ha sempre saputo raccontare il suo paese con estremo realismo. Per questo i suoi film sono sempre attuali, come Tutti dentro, da lui diretto nel 1984, che anticipò Tangentopoli. Ma dov'è questo? Scusi, Chopin, ma non facciamo la dogana?